Ci troviamo davanti alla sede temporanea delle Poste di Venafro e monta la protesta per la situazione che descrivono come invivibile. Non è possibile, con 40 gradi all'ombra, fare file interminabili davanti al container dell'ufficio postale. Non c'è una tenda né una pensilina che possa proteggere gli utenti dal solleone. Perché il comune, sapendo dei lavori alla vecchia sede delle Poste, non ha chiesto all'azienda di predisporre una protezione? La stessa domanda se la fanno i rappresentanti dell'opposizione che, compatti, hanno chiesto spiegazioni alle Poste e ad Alfredo Ricci. Oggi abbiamo intervistato alcuni cittadini che si erano recati presso l'ufficio postale. Ascoltiamoli. Sono state 2 ore e mezza. Sono stato fortunato perché sono andato all'ombra dentro. Se no qua ti piglio l'insolazione. Comunque c'è la fila molto lunga anche dentro adesso. Sto andando a casa perché ci stanno 20 persone dentro e rinuncio. Siamo accampati. Ci vorrebbe un tendone, una cosa per il fresco, l'anziana dove si siede, qua sotto il sole. E quando piove è la stessa cosa, quindi è una cosa che non può funzionare. Ho perso un po' di tempo, però tutto sommato stavolta è andata bene. Un po' il meteo che ci viene contro, però ci vuole pazienza. Poi c'è il problema di rete, vabbè, le solite disagi, ci vuole solo un po' di pazienza e aspettare. Come a Venafro, diciamo, ci sono 2 poste, una al centro di Venafro e una più alla zona di Passiglade, per gli abitanti, sì. Per spostamento, perché un anziano, come fa la mattina andare a piedi là? Tenevo l'appuntamento, ma comunque c'era una fila qua che era poco indifferente. Chi aspetta qua al sole, sotto il sole, per i seni che devono fare? Alla Posta, diciamo, i dirigenti.